C'era in festival venerdì, sabato e domenica. A dove? Al teatro. Al teatro di Cerniola? Sì, Mercadale. Ci vogliamo a trovare. Noi l'abbiamo trovato. Però devono fare una cosa a bere, non come la stamattina scorsa che hanno fatto un tic tac degli Imbren. Ma è la rucca questa? La rucca no, la cicoria, 2000. Siete bodyguard? Sì, siamo garsi, ma da parecchio però. Sai cos'è il Cerin Festival? Sì, cos'è? Me l'hanno detto. Cos'è? Cerignoli in Festival. Brava, ci vieni a vederlo? Sì, sì, mi hanno già invitato. Che numero porti? Un 45, mi va bene questo? C'è, teni il pelo, posto di pi. È bella questa? Se quasi quasi prendila. Sì, va bene. La nostra è una musica, cioè i testi sono in italiano, per questo, però come musicalmente c'è un miscuglio di, appunto, di contaminazioni, ci atteniamo un po' al rock attuale, tendenze italiane che sono in questo momento, ma senza appunto escludere anche ciò che ci proviene da fuori. Insomma. Making cars so suon alchimica freddo rumore freddo adrenalinico immagini grigie volente immagini grigie volente immagini grigie volente immagini I Senza Fissa Dimora, nel loro brano Inusati, criticano il processo di americanizzazione del mondo. Come avete scelto di trattare proprio questo tema? Perché non volevamo fare una solita canzonetta così, volevamo qualcosa che esprimesse un po' quello che pensiamo noi, vogliamo lanciare un messaggio questa sera. Voi la prima volta che venite a Cerignola, sì, vero? Sì, sì, la prima volta. Che vi sembra di questa città? Abbiamo fatto un giro questa mattina, è stato un bel giro turistico. Abbiamo visitato anche un turismo. L'importante, diciamo, è il messaggio, che poi spesso con un genere rock oppure pop, non so, qualsiasi altra cosa, insomma, l'importante è che il messaggio arrivi, perché la musica è un mezzo di comunicazione fortissimo e quindi, diciamo, l'importante è che appunto il messaggio arrivi al destinatario. In mezzo nel mare come una lacrima. Tu sei autodidatta o hai studiato musica? Ho studiato e sto ancora studiando. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare un cantante o magari lavorare sempre nel campo della musica.
sono artisti che arrivano da tutte le parti del Sud Italia, sono artisti che si presentano in alcuni casi per la prima volta davanti ad un pubblico. La prima volta che venite a Cerignola, vero? Sì, prima volta. E abbiamo trovato una città molto carina, organizzata bene, sistemata, accogliente. L'organizzazione anche appunto del Cerin Festival è stata benissimo, bellissimo, l'ho detto anche oggi in radio. Qual è il genere di musica che vi piace di più? Ma io ascolto un po', diciamo, di tutto, passando da Lucio Battisti fino, che ti voglio dire, Dire Straits, Pink Floyd, lui è molto appassionato. Facciamo musica etnica popolare, o meglio abbiamo in serbo la, ecco così, il progetto di voler dare una voce e una musica alle poesie popolari. Ricordiamo, sono stati eletti grazie ai vostri messaggi dal telefonino cellulare, cioè gli sms. Grazie, bravi, bravissimi, grazie assessore mille. Buon lavoro, è stato un assessore velocissimo. Grazie. Terza classificata, Erika. Bravi. Secondo posto, Assedio. Samino Romagnolo premia i secondi classificati. Le foto di rito. Primo classificato, Terre Medine. Un applauso a Terre Medine. Un applauso anche di Assedio, Erika e tutti i partecipanti.